Dovremmo essere collegati. Attendo che sia collegato un po' di gente o che l'algoritmo mi faccia vedere se ci sono meno collegati. Eccoci qua, ciao a tutti. Diretta pomeridiana perché mi hanno girato un video importante. Un'intervista al direttore di un reparto dell'ospedale di Piacenza che ha fatto emergere una verità, o meglio, un dubbio importante. Io mi limiterei ad ascoltare quello che viene detto dalla giornalista di TV Color, o meglio, delle domande poste dalla giornalista di TV Color, questa TV piacentina, numero 17, se non erro, del digitale terrestre, proprio questo direttore, che ha fatto emergere un grosso dubbio, un dubbio più che lecito. Basta, non vi disturbo più, siamo in diretta, ascoltate, chiaramente in diretta vorrei i vostri commenti, i vostri messaggi e la condivisione e un vostro parere è fondamentale. Forse sta emergendo la verità e le TV iniziano ad ammettere quello che realmente è successo e sta succedendo. Ascoltate voi stessi. I ricoveri per infarto cardiaco sono aumentati in modo esponenziale a Piacenza. Dai 400 circa di tutto il 2021 sono saliti a 870 nei primi 7 mesi del 2022. L'ipotesi che ci sia una correlazione con il vaccino anti-Covid a questo punto verrà approfondita anche dalla medicina ufficiale. Un breve aumento dei casi Covid infatti si è registrato in questi giorni, ma non c'è nessun collegamento tra i nuovi contagi e i ricoveri in cardiologia, così come non ci sono effetti sugli altri reparti. Siamo preoccupati perché questo aumento di persone che si ammalano di Covid può avere una ricaduta ancora sugli screening, ma mi auguro di no. Per il momento no, non ne stiamo risentendo, per fortuna. Un altro dato di questi ultimi giorni è un aumento degli accessi per miocarditi o comunque problematiche al cuore e sembra che siano aumentati tantissimo e c'è chi collega questi ricoveri, queste problematiche ai vaccini più che alla malattia Covid. Ma guardi, l'ho letto anch'io, ho visto che i colleghi della cardiologia del nostro ospedale hanno detto che hanno ricoverato in questi mesi di quest'anno molti più persone, anche giovani, con infarto miocardico. Correlarlo col Covid, con i vaccini, secondo me è una tematica sicuramente da studiare, va studiata e approfondita, è un dato molto rilevante perché è un numero molto molto importante. Tra l'altro si tratta anche di molti giovani. È vero, l'ho letto, e quindi con la cardiologia e secondo me farà altri studi in altre province della nostra regione e anche di altre regioni vicine per capire come mai vi è stato questo aumento di persone malate di cuore.